ultimi studi confermano che la forza contrattile della valvolina, che dall'esofago allo stomaco deve funzionare per non far andare via le sostanze, dipende da una carenza di magnesio. Ma nel momento in cui noi siamo intossicati, diventiamo acidi e andiamo in carenza di magnesio. Quindi immagina la persona che prende tante medicine, che è molto stressata, che mangia con tanti additivi chimici, che mangia con tanto glutine, che poi adesso vedremo, tutto quello crea tossine. Le tossine creano carenza di magnesio, la carenza di magnesio insieme a un pochino di stress mi porta a una problematica del reflusso gastroesofageo. Non è nient'altro che il contenuto acido dello stomaco viene in contatto con l'esofago che è neutro. A questo punto si genera un'irritazione della mucosa e tutta una serie di sintomi. Ad esempio, un sintomo del reflusso gastroesofageo è proprio l'afonia, ovvero non riesco più a parlare. Allora, ho tante persone che girano, tanti specialisti, prima di capire che era un disturbo del reflusso gastroesofageo. Tutto è un cane che si muorde. Ma andiamo avanti. Allora, il concetto importante da capire oggi è che l'intestino è popolato da almeno 1 miliardo di batteri. Cosa interessante, nel momento in cui l'essere umano ha scoperto i batteri, grazie all'invenzione del microscopio, pensavamo di essere stati attaccati dagli alieni. Allora da lì una ricerca sforzernata negli antibiotici, dovevamo sterilizzare tutto, antibiotici per tutto, tutto sterile, avevamo paura dei batteri. In realtà questi batteri sono fondamentali per l'essere umano, perché collaborano con l'essere umano. Infatti, la prima funzione della flora batterica intestinale, quindi di questo popolo che vive all'interno del nostro intestino, è proprio quello di creare una barriera. Io li ho immaginati come un esercito antico, con delle lance e degli scudi. Quindi immaginate questi batteri come esseri viventi che non sono gli esseri umani, che hanno creato una loro casa utilizzando come terra, la loggia terra, la zona terra, il nostro intestino. Per loro il nostro intestino è la loro casa. Ovviamente, creando un'abitazione nel nostro intestino, nel momento e una collaborazione, quindi scopriremo quanto sono importanti per noi questi batteri, se sono forti, se sono in un numero adeguato, altri batteri patogeni, quindi che potrebbero creare un danno, o funghi che potrebbero crearci danni, o virus, o eccetera, 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 non possono attaccarci, perché ci sono loro che sono forti. Quindi questo come difesa. Dall'altra parte...